Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vi presento un progetto molto semplice per scaricare le batterie a nickel. Questo è necessario per evitare l'effetto memoria. Molti dispositivi in vendita che effettuano la scarica della batteria e la carica della batteria effettivamente non vanno bene perché fanno una scarica fittizia. Infatti non smontate uno e non esistono carichi diciamo resistivi che possono effettuare la scarica della batteria. Diciamo che sono dispositivi che vengono venduti giusto per ingannare il cliente finale. Se vogliamo parlare di un buon alimentatore, un buon caricatore per le batterie, andiamo su professionale e costano parecchie. Questi qua cinesi che vi vendono per 10 euro sono fasulli e inefficaci. Quindi adesso vi presento un progetto che ho realizzato e funziona, come scaricare appunto la batteria a nickel. Andiamo a spiegare il circuito che ho realizzato. Come protezione ho utilizzato un diodo che servirà per evitare inversioni volontarie della batteria. Come resistenza ho utilizzato una resistenza da 10 ohm per avere una scarica più lenta, da 25 watt per dissipare meno temperatura. In questo modo non ho la necessità di utilizzare una LED di raffreddamento. La stessa cosa vale per i BD139, perché è un transistor che supporta delle correnti abbastanza elevate, quindi anche in questo caso non serve la LED di raffreddamento. Anche se nel progetto finale ho utilizzato una LED di raffreddamento, ma l'ho fatto solo per avere un supporto rigido dove applicare il circuito e la base per applicare le batterie. Quindi, come funziona? Non è altro che un transistor che ha un partito di tensione. Questo partito di tensione va regolato in modo da far andare in conduzione il transistor e alimentare la resistenza a 10 ohm. Questo trimmer va regolato in questo modo. La taratura è semplice: va applicato all'ingresso un alimentatore con la tensione che noi vogliamo o desideriamo che la batteria non vada al di sotto. Quindi prendiamo l'alimentatore, alimentiamolo ad esempio a 4,5 volts e ruotiamo questo trimmer finché non vediamo che il LED in questione andrà a spegnersi, perché nel momento in cui il LED si spegnerà significa che il transistor non sta più conducendo in negativo e quindi non dà più energia alla resistenza e non sta neanche effettuando la scarica della batteria. Fatto questa taratura possiamo utilizzare la batteria da scaricare. Detto questo, andiamo a vedere come ho realizzato il circuito. Nel circuito vedrete delle differenze, ma solo perché ho effettuato diverse modifiche per ottenere il risultato che mi serviva. Ecco come si presenta il progetto finale. Qui ho fatto la modifica perché questo pulsante non serve. In descrizione comunque troverete il circuito stampato senza il pulsante, perché avvio direttamente in automatico la scarica. La resistenza qui trimmer l'ho regolato fino a fondoscala, perché comunque queste qua sono batterie da 9 volts e l'ho messo in serie, ma in pratica arriverà a 18 volts. Io voglio che la tensione arriverà a 5,5, quindi l'ho tarato in fondoscala. Come si fa a tarare? Praticamente bisognerebbe prendere la batteria scarica, metterla qui sulla ciabattina e regolare finché non vedete il LED che si spegne. Nel mio caso ho preso delle batterie nuove per fare questo esperimento, o almeno diciamo nuove, le ho recuperate da alcuni telecomandi. Adesso andiamo a verificare la tensione su questa batteria, 6,89, e qua 7,34. Quindi andiamo a metterci la batteria. Come vedete, ecco, come vedete avviato la fase di scarica. La resistenza praticamente è fredda e la stessa cosa anche il transistore. Quindi adesso lascio tutto qui e vediamo che cosa succede. Allora, sono passati solo alcuni minuti e si è spento. Praticamente la tensione è andata di sotto del valore di soglia per mandare in saturazione il transistor. Infatti, se vado a staccare e vado ad attaccare, vedete, accende, perché comunque ogni impulso lo dà. Adesso andiamo a verificare se effettivamente sono scariche.
6 volts, 6,74, quindi ci siamo. Ottimo, praticamente è il valore che volevo ottenere. Per purtroppo sono anche leggermente riscaldate, dire la verità, anche la resistenza e i transistor sono mantenuti freddi. Voglio riprovare di nuovo a vedere che cosa succede staccandole. Ah, si riaccende, vediamo. Ah, perché adesso ricomincio in una fase di scarica. Ah, ecco, si spegne. Riproviamo. Vediamo. Ormai sono andate, quindi sono scaricate. Le batterie che ho utilizzato io sono delle batterie classiche alcaline, non avevo quelle ricaricabili per fare questo esperimento, ma comunque ho buttato via delle batterie buone per fare questa cosa. Purtroppo il mio alimentatore attualmente non ce l'ho, lo devo ancora finire di costruire e vado via comunque facendo la prova con queste batterie. Comunque alla fine il progetto funziona, anche se è stato realizzato per una batteria 3 volt, anche a 18 volt si presta benissimo. Quindi vi lascio a voi una buona giornata, vi raccomando lasciate un like e condividete il video e iscrivetevi al canale. Buona giornata.